Pino Fabiano che viene da Quattromeni. Sì, molto velocemente. Volevo giusto dire che in questo contesto, ascoltando gli interventi, osservando un po' i volti, si percepiscono un carico enorme di emozioni. C'è tutta una pulsione emotiva che è veicolata in questa piccola piazzetta. E mi sono emozionato tantissimo, devo confessarvi che mi ha emozionato più di tutti quanti gli altri questo primo lavorato, e che credo che sono orgoglioso come calabrese per aver ascoltato quest'uomo, orgoglioso come uomo di mondo, non soltanto come figlio della Calabria. Le emozioni mi hanno fatto catturare nella mente un'immagine di un poeta, di un leader delle lotte per l'occupazione delle terre, per i diritti dei contadini del Mezzogiorno, Rocco Scotellaro, sindaco lucano, e per le spinte reazionarie nel Mezzogiorno Rocco finì anche nel carcere, però non per questo è stato cancellato dalla storia, della nostra storia del Mezzogiorno, della storia italiana. Beh, io penso che è stato il vento, uno scritto di Faber, l'hanno adottato come slogan di lotta anche qui a Riace. Non fermerà, il vento non fermerà l'approdo dei migranti sulle nostre coste, non fermerà questa lotta di Riace, non fermerà le nostre utopie, non fermerà l'indignazione. Credo che comunque vada, Mimmo è già entrato nella storia e non posso che fargli buona fortuna comunque vada. Grazie Pino, grazie.